per sapere la sua opinione per quanto riguarda questa manifestazione che si sta tenendo in piazza. Il sit-in organizzato da questa associazione SOS Lampedusa in teoria è sicuramente un'opera meritoria, è qualcosa di meritorio, perché nasce con l'intento teorico sempre di mettere insieme un po' tutti quanti, insomma tutta la popolazione, quindi a prescindere dai colori politici, dalle appartenenze e dalle speculazioni politiche, per portare avanti quelle che possono essere le istanze e le problematiche che in qualche maniera attanagliano le nostre isole. Quello che non mi convince, e non mi convincerà, non mi convince tuttora, non mi ha convinto all'inizio, non mi convince tuttora, è la forma di protesta, cioè a chi è indirizzata la protesta, perché parlando con gli organizzatori mi dicono che la protesta è organizzata contro lo Stato. Lo Stato che è assente, è latitante, non ci dà quelli che sono i nostri diritti fondamentali, dallo studio e tutte le altre cose che sappiamo e che è inutile ricordare in questa sede. Ma io ritengo, e credo che questo sia incontrovertibile, che lo Stato a livello locale è rappresentato da chi ci amministra, e quindi dall'attuale amministrazione. E quindi sapere che il sindaco e l'amministrazione appoggia SOS Lampedusa mi sembra una contraddizione in termini. Perché è lo Stato, l'amministrazione, che chiedo scusa, l'amministrazione rappresenta lo Stato a livello locale, su questo non c'è dubbio. Allora se c'è da fare una protesta, c'è da vedere se i disagi che ci sono in questo momento a Lampedusa, a distanza di 2 anni dall'insediamento della nuova amministrazione, se ci sono responsabilità amministrative, se la carenza o il baratro verso il quale stiamo precipitando ci sono responsabilità da parte dell'amministrazione oppure no. Io credo che ce ne siano e che ce ne siano tante personalmente. Dal fatto che Ocea quest'anno non si farà, così come dicono tutti, a tante altre cose che non sto qua ad elencare. Quindi ci sono responsabilità precise. Allora, protestare contro lo Stato, ente così generico, mi pare veramente, insomma, un modo per un modo di fare una protesta che non ha un fondamento serio, anche perché poi qualcuno a parole dice che non ci deve essere speculazione politica, non ci deve essere interesse politico da parte di nessuno. Mi pare però che il signor sindaco, dagli atti che ha già compiuto, cioè dal manifesto che ha fatto a Figere sotto il comune e altrove sull'isola, all'ultima dichiarazione sui giornali di ieri, sulla Sicilia di ieri, c'era scritto che il sit-in è organizzato, è una protesta dei cittadini. Relativa al problema dei trasporti della Siremar. Bene, non è così perché sotto il comune questo sit-in non è stato organizzato soltanto per il problema dei trasporti marittimi. Addirittura c'è un cartello che dice che la Siremar è il cancro delle nostre isole. Allora, insomma, c'è una situazione sicuramente strana, ambivalente, non si capisce bene che cosa si vuole raggiungere, con quali mezzi si vuole raggiungere, se ci sono dei progetti, se questa amministrazione si è prodotta in progettualità, se ha attivato tutti quelli che sono i canali amministrativi normali per ottenere quello che è giusto ottenere. Io voglio sottolineare una cosa soltanto e spero che questo messaggio giunga alle orecchie del ministro Maroni. Le cose da fare immediatamente a Lampedusa, secondo me, si possono fare nell'immediato, subito, ma non l'elenco delle cose che il signor sindaco ha messo sul suo manifesto, cioè dalla zona franca fino all'interramento dei cavi della Telecom e della Sevis, piuttosto che l'illuminazione stradale o altre cose, che sono cose chiaramente di cui deve occuparsi un'amministrazione che è in carica, non può essere lo Stato a farti l'illuminazione pubblica o a tuppare dei buchi adesciati, insomma, mi pare fin troppo evidente. Quindi tre cose. La prima, lo scalo alternativo di Calapisana che noi abbiamo cominciato, i soldi sono stati dati alla Protezione Civile Nazionale, ben 4 milioni e mezzo di euro in due tranche, 2 milioni e 2 milioni e mezzo di euro dopo. E sono soldi dati direttamente nelle casse della Protezione Civile Nazionale. È stato fatto un bando di gara, doveva essere consegnato il 31 dicembre del 2007, ad oggi i lavori sono fermi. Bene, non si capisce perché, per fare la caserma dell'esercito, per fare l'hangar degli eliporti, per fare tutto quello che è per lo Stato, ci mettono un battibaleno, cioè niente, immediatamente le fanno.
e se ci sono degli ostacoli vengono superati subito. Non capisco perché una cosa che è un'opera sociale, tra l'altro dataci nel clima dell'emergenza, finanziata già dalla Regione Sicilia, ci sono degli intoppi e rimane la ferma, intoppa. Siamo a gennaio del 2008, un anno di ritardi, e non se ne parla proprio. Questa per esempio è una carenza amministrativa grave da parte dell'amministrazione locale, e ancora più grave che a livello nazionale, a livello statale non ci pensi nessuno. La seconda cosa, invito il signor ministro Maroni ad andare alla nostra pompa di benzina e a parlare con i pescatori che non ne possono più pagare la naffita agevolata, 30, 25, 30 centesimi in più rispetto alle altre marinerie, e noi cittadini di pagare la benzina che ci serve per camminare e anche per lavorare, 40 centesimi in più rispetto alla terraferma. Questa è una vergogna dove lo Stato, e in queste cose lo Stato può intervenire immediatamente, trovare soluzioni immediate e dare così una risposta concreta al di là delle chiacchiere che bene spesso sono venute a farci, non soltanto nel corso degli anni, anche durante la mia amministrazione, tanti politici, politicanti e politicasti. Noi volevamo sentire anche la sua, la ringraziamo e la salutiamo. Grazie a voi per l'opportunità che mi avete dato, espressione che possa continuare nei secoli seculorum.